La flessibilità delle opzioni consente di creare una grande varietà di strategie, efficaci in ogni fase del mercato. Sei sicuro però di conoscere le basi di questi strumenti? Cosa sono le opzioni put e cosa significa andare short o long? Ciao, sono Andrea Martella di IG e sono qui per aiutarti a capire in modo semplice come funzionano le opzioni put. Un'opzione put dà all'acquirente il diritto di vendere un sottostante entro una data e a un prezzo stabilito. Il prezzo concordato è chiamato strike price o prezzo di esercizio. Le opzioni put si comportano in modo speculare alle opzioni call, che abbiamo già trattato in modo approfondito in un precedente video. Se non lo hai già fatto, ti consiglio di andare a vederlo. Troverai il link in descrizione. Come accade per le opzioni call, anche per le put non c'è nessun obbligo di esercitare il diritto a vendere. Chi acquista un'opzione put, infatti, può decidere di non vendere sottostante nel caso in cui questa operazione non sia vantaggiosa. Ad esempio nel caso in cui il prezzo di vendita sul mercato sottostante sia superiore rispetto a quello riservato nel diritto di opzione. Le opzioni put possono inoltre essere vendute allo scoperto, aprendo una posizione short. In questo caso, chi va short su un'opzione put cede il diritto di vendere il sottostante e si obbliga verso il venditore, subendo quindi l'eventuale esercizio della vendita al prezzo pattuito nell'opzione. È importante ricordare che qualunque diritto di opzione, essendo liberamente acquistabile e vendibile, ha un prezzo. Questo prezzo viene chiamato premio ed è dato dalla quotazione sul mercato. Il premio si comporta in modo diverso per chi acquista e chi vende un'opzione put. Chi l'acquista, infatti, paga il premio iniziale e ottiene la possibilità di esercitare il diritto di vendita. Non essendoci alcun obbligo di esercizio, però, chi acquista o detiene un'opzione put non rischia mai un importo superiore a questo premio. Chi invece vende opzioni put aprendo una posizione short incassa subito il premio, ma si espone al rischio di subire la vendita della controparte del sottostante, che verrà scambiata a un valore sconveniente nel caso di prezzi in ribasso. Come varia il prezzo di un'opzione put rispetto a sottostante? Se possiedi una put e il prezzo di sottostante scende al di sotto del prezzo strike, il valore dell'opzione put sale perché il suo esercizio diventa conveniente. L'opzione put in questi casi è in the money e aumenta quindi di valore perché consente di vendere il sottostante a un prezzo di esercizio più alto rispetto al mercato. Chi invece ha aperto una posizione short vendendo una put sarà in perdita. Ovviamente se il sottostante sale al di sopra del tuo strike, il valore dell'opzione put scende. Questo accade perché se alla scadenza il prezzo del sottostante è superiore allo strike, l'opzione non verrà esercitata ed è quindi priva di valore. In questo caso l'opzione è out of the money e quindi chi ha venduto la put incassando il premio avrà un guadagno, dato proprio dall'importo del premio. Viceversa, chi l'ha comprata pagando il premio in fase di acquisto si troverà in perdita. Delle quattro operazioni di base in opzioni long call, short call, long put e short put, la long put è la strategia di opzioni più vicina all'apertura di una posizione in vendita short su sottostante. Questo perché in entrambe le operazioni il trader beneficia di una diminuzione futura del prezzo del sottostante. Così come accade per le opzioni call, non sei obbligato ad aspettare la scadenza dell'opzione put. In qualunque momento è possibile chiudere la posizione e ottenere il profitto o la perdita sulla base della quotazione che l'opzione ha sul mercato. In questo caso il profitto o la perdita è pari alla differenza tra il premio pagato all'acquisto e quello incassato alla vendita dell'opzione. Alcuni broker prevedono per le opzioni un regolamento in cash. Questo consente di evitare lo scambio del sottostante alla scadenza. Nel caso delle opzioni put, quindi, è possibile portare a scadenza un'opzione ed esercitarla a scadenza anche senza possedere il sottostante. In genere è un'opinione diffusa che vendere opzioni put sia pericoloso e che l'acquisto sia relativamente più sicuro. In effetti un'operazione d'acquisto su una put ha una perdita pari al premio, mentre la vendita può portare a perdite potenzialmente molto maggiori. Rimane da considerare però che questo rischio può essere a volte compensato dal premio incassato all'apertura della posizione short. Una strategia di short put infatti può portare profitto in tre casi distinti: se il prezzo del sottostante rimane lo stesso, se sale e se la perdita data dal rialzo del titolo è inferiore al premio incassato. Ti è piaciuto questo video? Stiamo preparando altri contenuti sulle opzioni, quindi ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche.
Se vuoi prendere confidenza con la compravendita di opzioni, puoi aprire un conto demo gratuito dal sito ig.com e iniziare a fare trading con denaro virtuale, oppure leggere la sezione dedicata alle opzioni sul nostro sito. Ti lascio tutti i link utili in descrizione.